La liturgia, questa domenica, ci propone un Vangelo che personalmente amo tantissimo. Un Vangelo meraviglioso, che ha segnato molte vite di coloro che lo hanno ascoltato e attualizzato nella loro vita. Parla di un ragazzo che corre pieno di slancio verso Dio. Una bellissima immagine, una immagine pulita, gratificante, entusiasmante. Un ragazzo che si pone domande vere e profonde sulla vita. Un ragazzo che vuole incontrare il Signore per conoscere il segreto della vita. Questa è la fotografia di ognuno di noi. Ognuno di noi desidera sapere il senso profondo della nostra vita. Ma alla fine va via triste e sconsolato dall'incontro con Gesù. Perché questo epilogo così malinconico e senza lieto fine? Questo ragazzo ha un sogno nel cuore, ma ha la paura di realizzarlo. Questo ragazzo vive una bella vita, ma non vive una vita bella. Nella profondità di questo ragazzo abita una insoddisfazione. Sente di avere tanto, ma non di vivere tutto. Questo ragazzo è come un puzzle, la sua vita è come un puzzle di 1000 pezzi, dove ne manca qualcuno, e allora gli occhi si fissano su questi tasselli mancanti. In fondo questo ragazzo ama Dio, ma non si fida totalmente della voce di Dio. Spesso gli entusiasmi, anche quelli spirituali, si sciolgono come neve davanti alla fatica, alla realtà, alla vita. Inizialmente si pensa di essere disposti a tutto, ma alla fine no. Tante parole, tanti bei propositi, tanti slanci nella vita, e poi ci si blocca. Un proverbio dice che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. No, forse sarebbe meglio dire che tra il dire e il fare c'è di mezzo l'amare. L'amore ci fa muovere, ci fa smuovere e quindi ci fa prendere fiducia nell'amore stesso. Seppur ci sono sempre dubbi, timori, le parole di Gesù sono per questo ragazzo un grande colpo al cuore, perché gli chiede qualcosa che lui a fatica riesce a fare, anzi non ce la fa. E cosa gli chiede Gesù? Vendi quello che hai e dallo ai poveri. Il messaggio è estremamente forte e chiaro, perché il vero tesoro nella nostra vita non sono le cose, ma sono le relazioni. A volte perdiamo delle relazioni a causa dei possessi di questa vita. A volte pensiamo che la vita sia l'avere, invece la vera vita è il donarsi, che sia a Dio nella consacrazione o in coppia nel matrimonio. Ma è bellissima la frase dell'evangelista che segue Gesù dall'incontro con questo ragazzo, perché alla fine l'evangelista scrive: Gesù, guardandolo, lo amò. Una frase commovente che scrive appunto l'evangelista Marco, perché Gesù ci ama a prescindere, anche se non lo ascoltiamo. Gesù ci ama anche se rimaniamo su una strada triste, sconsolata e insoddisfatta nella vita. Gesù ci ama quando cerchiamo e poi non abbiamo il coraggio di attuare questo progetto. Gesù ci ama con sguardo di compassione quando nota che le paure, i timori sono più forti dell'amore e del mettersi in gioco per amare. Questo giovane infatti viene definito il giovane ricco. Perché? Perché questo ragazzo infatti ha tanti averi, ma non ha il coraggio di puntare la sua vita nell'unica relazione che gli può salvare la vita, quella con nostro Signore.
Questo ragazzo non ha un nome, infatti continuo a chiamarlo il giovane. E nella Bibbia, sovente, quando i personaggi non hanno un nome, è perché rappresentano il lettore, cioè ognuno di noi. Questo ragazzo è senza nome perché il mondo si è mangiato la sua identità. Vive per tutto il resto, ma non per l'essenziale. Vive per il denaro, vive per l'apparenza, vive per una effimera solidità mondana, ma ripiegata solo sull'avere. Questo però non vuole essere un attacco alla ricchezza, anzi, tutt'altro. Tanti ricchi hanno accolto la parola di Gesù, e tante volte Gesù parlava appunto ai ricchi del tempo. Pensiamo a Giuseppe di Arimatea, colui che gli donò il Santo Sepolcro. Pensiamo a Zaccheo, pensiamo allo stesso evangelista Matteo, esattore delle imposte. Questi ricchi hanno dato il giusto peso alle loro ricchezze, comprendendo che la chiamata di Dio era invece la ricchezza unica a cui dovevano puntare, era il cuore della loro vita. Il resto, cioè i beni materiali, erano e sono un sostegno, ma non il cuore. Questi ricchi incontrati da Gesù e che hanno accettato la proposta del discepolato di Cristo hanno smesso di cercare sicurezza nell'avere e nel mondo e hanno usato il loro denaro e soprattutto i loro talenti proprio come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 2404 per il bene comune, per essere amministratori della provvidenza. Che bello il Vangelo di questa domenica. Ecco la proposta evangelica di oggi. Una proposta che non condanna la ricchezza o il denaro, ma ne condanna l'attaccamento. Perché bisogna amare le persone e usare le cose, e non il contrario. La sintesi di questo Vangelo è che ognuno di noi ha il desiderio profondo di Dio. Noi, nel momento in cui incontriamo Dio, siamo uomini liberi dalle cose del mondo e uniti a Lui, e così potremmo amministrare le cose del mondo e non essere schiavi di loro. Questa libertà ci porta a una vita piena e felice, e le testimonianze in tal senso sono tante. Proprio settimana scorsa abbiamo vissuto la festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Essere cristiani allora non è un togliersi qualcosa, ma è un moltiplicare l'umanità. Per vivere la vita bisogna vivere le relazioni e custodirle. Dobbiamo passare dall'avere molto al vivere il tutto. Lasciamo alcune zavorre, anche se è faticoso, ma deve essere necessario per raggiungere la pienezza nella vita. Mai avere paura di lasciare qualcosa del mondo, altrimenti si finisce come questo giovane, triste e sconsolato. Gesù, lo ripeto, non smette di amarci, ma non è bello vivere a metà, vivere del poco raggiunto. Bisogna puntare al massimo possibile. La vera conversione è avere il coraggio di essere felici, di lasciare le nostre convinzioni e ideologie e status per seguire quello che Dio vuole da noi, cioè ci vuole fare diventare santi. Sì, non è un obiettivo troppo alto, la santità ordinaria vuol dire vivere in pienezza la nostra vita che ci è data in dono. Oggi è anche un giorno speciale, perché il beato Carlo Acutis, un anno fa esatto, il 10 ottobre, riceveva la beatificazione. Alla sua giovane età di 15 anni morì. Ecco una frase, la lascio come condensato, come riassunto, come frase simbolo del Vangelo di questa domenica. Il beato Carlo Acutis, alla sua giovane età di 15 anni, diceva: tutti nasciamo originali,
ma molti muoiono fotocopie. Memorizziamo questa frase, facciamo la nostra senza paura. Il giovane ricco, il giovane del Vangelo di questa domenica, purtroppo ha voluto essere una fotocopia. Noi, con coraggio, con forza ed entusiasmo, imitiamo il beato Carlo Acutis, rimaniamo originali, rimaniamo forti nel Signore e a quel punto sì, saremo come Carlo, saremo beati e saremo anche quello che desidera il Signore, santi.